Salve ragazzi, cari amici del web, mi trovo nel Brunei, nel posto più autentico, ovvero dietro quel siparietto di facciata che vi mostra un mondo di opulenza dove tutti stanno bene, un paese dove il reddito medio è 50.000 dollari all'anno e dove tutto costa pochissimo. Ecco, vi do qui una panoramica e vi porterò con me ad esplorare un po' questo posto fatto di palafitte. E veramente chi viene nel Brunei, se non viene a vedere i posti autentici, è meglio che non ci venga affatto. Ecco, lì abbiamo dei pescatori e adesso seguitemi, vi porterò in questo breve viaggio, vi introduco con un clip in questo mondo fantastico, sperando che anche voi abbiate la possibilità di venire qua a fare una cappatina. Guardate, tutto molto curato, diciamo, nella loro povertà è tutto tenuto molto bene. Ecco, qui è una casetta tipica, caratteristica, ed è bello, guardate qua come sono messe queste assi, sembra che si spezzino sotto il mio peso, che io sono il doppio di loro, sono tutti minutini piccolini. Ecco, qui abbiamo, siamo nel loro nucleo abitativo, guardate qua, tutto tenuto con dignità, con dei fiori, tenuto tutto benissimo. Giriamo di qua, andiamo a vedere chi vive qui dentro. La biancheria messa fuori ad asciugare, lì abbiamo un gatto, ecco, questo qua si è fatto una veranda. Ecco, c'è da dire, io questi posti li ho già visitati, ho già parlato con la gente, tutto sommato vivono meglio questi qui che hanno questa semplicità che quelli che sono inseriti negli ingranaggi della modernità. La globalizzazione è una piaga che non porta da nessuna parte, alla fin fine vivono meglio quelli che sono più spensierati, che hanno meno preoccupazioni. Ecco, il giro qui nelle palafitte continua, siamo sull'acqua ed è bellissimo questo viaggetto. Ecco, qui sicuramente non incontrerete il turista, anzi, già ho notato quando cerchi di arrivare da questa parte, tutti cercano di bloccarti, ti sdeviano, ti mandano in un'altra direzione. Questi posti qui non vogliono mica farvi vedere. Ecco qua, c'è stata una devastazione, degli incendi, qui c'è una delle casette, quest'angolo qua è tutto tappezzato di pezzi di legno bruciacchiati, è andato a fuoco tutto qua, maledizione. Ecco, c'è anche questo pericolo che qua se parte un incendio brucia tutto. Ecco qua, guardate questi posti semplici, dietro abbiamo anche un po' di boschetto, cimitero, lì seppelliscono i loro cari, ci sono delle lapidi. E questo è un po' un posto più autentico, adesso vedrò di intrufolarmi in qualche casa, farmi offrire da mangiare con la solita scusa, sono un turista pellegrino, sono stanco, affamato, e vediamo cosa mi offrono, chiaramente lascerò un compensino e ci sentiamo alla prossima. Ciao amici!